Eccoci rientrati, beh, il quesito rimane per tutti, nel senso che qualcuno preferisce Zoffo, qualcuno invece preferisce Buffon, almeno in riferimento all'ultima domanda. Bene, vi è piaciuto questo sondaggio? Non avete vinto niente comunque. Ah, ecco, peccato. Allora, invece adesso arriva il momento di una nuova rubrica che da qualche settimana abbiamo inserito nel nostro programma. Una foto, un'emozione. Noi abbiamo Luca Maugeri che è un fotografo, insomma, appassionato e realizza proprio per noi di Scusi lei che prende delle fotografie. Adesso ci sarà una fotografia per te e una fotografia per Luigi. Mi dovete dare la vostra emozione guardando questa fotografia, ok? Iniziamo allora dalla nostra Laura, sei pronta? Allora vediamo la fotografia che abbiamo scelto per Laura, è una fotografia molto, molto, molto intensa. Sì. Allora, che emozione ti dà questa foto di Luca Mirko Maugeri? Più che emozione mi dà la... Sì, vabbè, una sensazione di benessere perché è un'ape. È un'ape. E quindi l'ape poi ci dà il nostro amato miele. Sì. Il miele lo prendo di continuo d'inverno, ah, il sacrosanto giorno. Ma sembrano fatte apposta le cose, guarda, noi non sì, sapevamo infatti. Proprio. Sì, quindi sei un amante del miele. Io non amo molto il miele, nel senso è troppo dolce, infatti non lo mangio sul pane, oppure lo prendo però nel latte di soia, nella fattispecie, e nel tè, perché fa molto bene il miele. Fa molto bene, soprattutto per la voce. Per la voce, nell'eucalipto soprattutto per la voce. Sì, mi è piaciuta la tua risposta, ti ha emozionata abbastanza allora. Sì, perché è una cosa giornaliera che faccio sempre ed è un rito, è una cosa che mi fa stare bene. Benissimo, la signora Yolanda invece non prende nel latte. No, io sono molto più trascendentale, cioè mi è fatto venire in mente quando tu spieghi ai bambini come nascono i bambini, allora c'è l'ape che va nel fiore. Ah, ecco. Io sono molto più terra. Benissimo, vabbè, anche le nascite. Lei non è così, la signora Yolanda, la dipingiamo noi così. Mi dipingo. Dipingiamo noi così. Allora, vediamo adesso l'emozione che suscita la fotografia che tra poco andremo a vedere a Luigi Di Pino. Attenzione, perché è una fotografia molto curiosa e probabilmente ispira. È un catenaccio. Qual è la prima emozione che ti dà guardando questa fotografia? Guardando questa fotografia mi viene in mente un'altra immagine. Cioè? L'immagine di un'aquila che vola libera nel cielo. No, scusa, cosa c'entra l'aquila? Vuole sapere cosa hanno messo quelli del bandone? Opposto. L'esatto opposto. È l'esatto opposto del... L'esatto opposto. Ah, ho capito. Siamo noi ignoranti, signora Yolanda. Infatti, noi siamo... Sai, aquila, aquilone. L'aquila... L'aquila, l'aquilone. Giusto. L'aquila. Che tiene. Io invece l'aquila la immaginavo come appunto... la massima espressione della libertà, con l'opposto di un catenaccio che invece inchioda sul posto. E l'opposto. Siamo proprio ignoranti, signora Yolanda. No, noi siamo pratici, molto pratici. Siamo molto ignoranti, non abbiamo per niente... A noi non ce la dovrebbero mai fare questa... No, figuraccia è una tremenda sensazione, dal catenaccio. Il catenaccio è una brutta sensazione. Molto cattiva. Quindi... per questo ho detto, sicuramente era una fotografia... Ha dei significati, dei retrosignificati. È vero. Bene. Intensamente. Ci siete riusciti, avete dato una spiegazione logica a queste belle fotografie di Luca Mirko Maugeri. Signora Yolanda, adesso cosa faranno adesso i nostri io, ospiti? C'è la parte divertente, quella che a me diverte tantissimo. Vediamo. Allora, adesso libero sfogo agli ospiti. Quindi Laura adesso farà una domanda a piacere, come a scuola, che sia piccante, divertente, di curiosità, di gossip a Luigi e dopo Luigi la farà a Laura. Divertitevi, sbizzarritevi, chiedete quello che volete, come dice la signora Yolanda. Avete circa un due paio minuti. Di minuti. È pochissimo. Vai Laura. Vado. Allora, Laura, vai. Hola. Luigi. Prima mi è venuta la curiosità perché hai buttato giù Jovanotti, no? E hai preferito zucchero. Allora, io reputo, io personalmente una mia particolare opinione, che Jovanotti sia un po' il cantastorie odierno, che non ha nulla a che vedere chiaramente con la nostra tradizione di cantastorie siciliani, o comunque del sud Italia.
Pensi che sia così, come la penso io? Cioè, Jovanotti è un odierno cantastorie? Jovanotti è un odierno cantastorie? Ecco. Ecco, facevi prima a dire questo. Beh, ho fatto... No, no, dai, stiamo scherzando. Però mi è piaciuta la domanda. Allora, vai. Io non lo conosco bene, Jovanotti non lo conosco bene, però non lo collocherei all'interno della categoria dei cantastorie. Odierno cantastorie, odierno, è diverso. Non sì, lo beh, la musica rap in un certo senso. A me anche di dare un'interpretazione veramente lata della parola cantastorie. Se la vogliamo dare lata, allora ci includiamo chiunque. Però diciamo Zucchero l'ho votato perché, per il blues, perché il blues, il jazz e il rock psichedelico sono espressioni di quel movimento hippie che portava avanti quegli ideali di libertà che sono stati sessantottini, e quindi il blues ne discende insieme a questi altri generi. Quindi, ma solo per il fattore della libertà, perché poi... Il movimento hippie portava avanti anche altri ideali con i quali non sono d'accordo, tipo quello della droga, ad esempio. Quindi ora la domanda che adesso Luigi farà a Laura. Aiuto. Cosa pensi? Qualcosa di piccante, qualcosa di stuzzica. Cosa pensi degli uomini? La stuzzica. Oh, cosa pensa degli uomini? Quanto tempo abbiamo? Come cosa pensi degli uomini? Ecco, adesso dobbiamo chiedere un'altra mezz'ora di programma perché non... avevo immaginato che i nostri ospiti sarebbero stati particolari, però lo fila a questo punto. Ci serve un'altra mezz'ora. Questa è piccante, se no ne posso fare un'altra. No, ma lei può rispondere a qualsiasi domanda piccante che fai, vai. Nei confronti di Laura chiederei tante cose. L'uomo è un'altra forma animale. Come? Ma perché adoro, così io adoro Laura, sono cattiva, io adoro gli animali. L'uomo, l'uomo come genere, come genere maschile. Forma animale. Cioè, genere, anche genere, genere umanoide, l'uomo contrapposto alla donna. L'uomo contrapposto alla donna. Facciamo un'altra domanda? Faccio un'altra. L'uomo è come la donna, no, diverso a sé. Non si sono come due rette parallele che non si incontreranno mai. Io penso questo, mi dispiace, ahimè. Affascinante, per l'amor di Dio, non sto dicendo che a me non... Ma quindi mai non si incontreranno mai? Gli uomini sono importanti così come le donne. O si possono incontrare in un punto, chissà ovunque sia. Si possono incontrare idealmente, non lo so, forse. Ma da un certo punto di vista non sono collegati? Probabilmente sì. È una domanda filosofica. No, però io sono molto d'accordo con ciò che dice Laura. Sono due rette parallele che a volte si attraggono per questo motivo, perché sono diversissimi. Si attraggono sempre. Diversissimi tra loro, ma punti d'incontro io sono pienamente d'accordo con Laura. È difficile perché siamo difficile. Due, ma non mai. Siamo due difficile bellissimi mondi paralleli. Difficile, vabbè. Si sono salvati. Abbiamo capito che la domanda non era per niente piccante, era tutta filosofica. Ma poteva aprirsi un dibattito interessante. Sì, però la trasmissione è quasi finita. Che non c'è il tempo, ecco. Allora, benissimo. Io colgo l'occasione per omaggiarvi di un CD di cui è questo CD rappresenta praticamente il meglio della musica dagli anni 60 fino agli anni attuali, e ci sono in poche parole le canzoni più belle secondo il nostro personale pensiero, e quindi poi voi potete immedesimarvi con dei fatti personali, perché sono dei grandi successi. Bene. E vi accompagneranno per questo prossimo anno. Io l'ho ascoltata, è una bellissima raccolta, dà molte emozioni. Benissimo. Ettore, io conservo ancora quell'invito che tu... Una festa mitica, possiamo ricordarla, 43.0 ce l'ho ancora conservata, ben conservata. E conserverà allora anche questo, certo, con un caro ricordo. Certo. Bene, allora noi abbiamo chiuso, adesso prima di andare a salutare i nostri ospiti, abbiamo la signora Yolanda che ha da ricordare alcuni partner. Sì, io devo sempre ringraziare e salutare Anita di Anita Magic Air. Ma perché lo dici così? Via Cronato, professionale. Ok, vai. Via Cronato 96-98 Catania. www.anitamagicair.com. Perfetto, io volevo come al solito ringraziare invece il trucco e il parrucco di Dario Cerfolli, che anche questa settimana ha
abbellito la nostra scenografia con la partecipazione ancora una volta azzeccata di Alexandra. Possiamo fare anche un bel primo piano, perché Alexandra oggi veramente è abbagliante, inquietante, ma straordinariamente bella. Lei è bella e Dario poi evidenzia ancora di più, sottolinea. Ma tutto questo diventa ancora più bello grazie alla scenografia, come al solito, di Salvo Campo, che insomma con la sua creatività ha creato questo salotto che vi accompagna ogni settimana da Sesta Rete. E questa settimana abbiamo avuto ospiti Luigi Di Pino, che ringraziamo, buon grazie lavoro. A voi, grazie. Buon lavoro a voi. E un saluto, anche un ringraziamento alla nostra Laura Giordani. Grazie, 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 è stato divertentissimo. Grazie, grazie. Siamo grazie. Contenti. Mi associo, noi mi associo. Ci congediamo? Sì, noi ci rivediamo come sempre il martedì alle 20:30 su Sesta Rete e poi in replica il mercoledì ed il giovedì successivi. Perfetto. Sempre con Ettore Tortorici e la signora Yolanda. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci.